Buongiorno, oggi parliamo con Antonello Giannelli, che è il presidente dell'ANP, l'Associazione Nazionale Presidi, e con lui parliamo di un problema che è di estrema attualità, cioè il tema del dimensionamento scolastico, tema che a quanto pare si sta complicando ogni giorno di più. Stiamo arrivando un po' alle ultime battute, il 1° settembre inizia l'anno scolastico, tutto dovrebbe essere pronto, ma ci sono ancora alcune questioni da mettere a punto. Senta Giannelli, l'ANP non da oggi, ma già da tempo ha una sua posizione sul tema del dimensionamento. State andando, siete andati un po' controcorrente, diciamo così. Ci vuole spiegare meglio la posizione dell'ANP su questo tema? Sì, buongiorno naturalmente a tutti coloro che ci seguono. Ci tengo innanzitutto a dire che questa disciplina della definizione dell'organico dei dirigenti scolastici era allo studio già da diversi anni, quindi diciamo già il governo di altro colore politico, per così dire, se ne stava occupando e quindi non è un'idea di questo governo e non è quindi legato a una scelta politica precisa. Noi siamo stati favorevoli, siamo favorevoli all'idea del dimensionamento per varie ragioni. Innanzitutto perché così si riconduce a una disciplina nazionale, quello che prima era lasciato un po' alla scelta di ogni singola regione. E poi perché adesso c'è molta più flessibilità nella definizione della rete scolastica, per cui ogni regione sa di poter contare su un contingente preciso di dirigenti scolastici e di DSGA, definito grazie a una normativa nazionale, e può scegliere come meglio crede quali sono le scuole in cui assegnare questi dirigenti. È perfettamente accettabile quindi che si crei una scuola, faccio per dire, di 300 alunni, magari in una zona disagiata, difficilmente raggiungibile, e se ne mantenga una più grossa, magari faccio per dire 1500 alunni in una città, come già ci sono peraltro. Noi abbiamo già in questo momento scuole piuttosto grosse, soprattutto a livello di scuole secondarie superiori, magari con tutti gli alunni in un unico edificio, che ha Certo. delle complessità di un tipo, però indubbiamente più concentrata nello spazio, e poi abbiamo magari dei comprensivi con meno alunni, però molto distribuiti su tanti territori, su tanti comuni montuosi. Quindi avere 400-500 alunni divisi in 10 sedi non è strano, succede. Presidente, ci spieghi un attimino meglio questa questione, perché vediamo di chiarire. Per il momento valgono ancora le vecchie regole, diciamo, no? E questo fino al 31 agosto del 2024. A partire dal 1° settembre del 2024 entreranno in vigore le nuove regole che sono quelle stabilite dall'ultima legge finanziaria. Allora, quali sono queste regole? Cioè, quali criteri l'amministrazione si è data per poter definire il numero delle scuole che spettano a ciascuna regione? Allora, diciamo subito, come ricordo subito, come ha detto correttamente lei, che fino al 31 agosto del 2024 si continuerà ad applicare la disciplina sulla definizione del contingente dei dirigenti scolastici stabilita dalla manovra finanziaria d'estate del 2011, se qualcuno se la ricorda, e il famoso decreto legge 98 del 2011 voluto dal governo Monti. Allora, questa scelta, che noi abbiamo sempre contestato, ci tengo a dire, prevedeva che non si potesse avere un dirigente, diciamo, titolare, anche se poi titolare non è proprio il termine preferibile, però diciamo titolare così ci capiamo tutti, non era possibile avere un dirigente titolare sotto un certo numero di alunni, inizialmente previsto il 700, poi fissato a 600, con una deroga 400 per le comunità montane, piccole isole e cose di questo tipo. Quindi questa regola valeva scuola per scuola. Questo che cosa ha comportato? Che in quelle regioni, per lo più al sud, che non hanno effettuato una scelta di accorpamento, una razionalizzazione della rete scolastica in questi 20 anni, sostanzialmente si sono create le cosiddette scuole sottodimensionate, cioè con meno di tot alunni, e queste scuole avevano il destino di essere date in regenza. Invece, dal 1° settembre del 24, poiché il contingente assegnato a una regione dipende da parametri medi, la regione è libera di decidere in quale scuola vuole avere un dirigente titolare e dove no. E se accorpa bene,
effettivamente si avrà una fortissima riduzione di reggenze e sperabilmente un annullamento, anche se questo probabilmente non sarà possibile ovunque. Quindi, secondo noi, la nuova disciplina è molto più favorevole. Tra l'altro, abbiamo effettuato una simulazione ed è consultabile sul nostro sito, da cui si vede chiaramente che con questa nuova disciplina si contrasta un po' l'effetto del decremento demografico, perché se si fosse lasciata in vigore la vecchia disciplina, il taglio sull'organico dei dirigenti sarebbe stato più forte, ripeto, a causa unicamente del decremento demografico degli alunni che c'è, finché non si inverte con qualche altro meccanismo, rimane lì e quindi determina anche la costituzione dell'organico. Ecco, quindi in pratica dal 1° settembre del 2024 non esisteranno più le scuole sottodimensionate, nel senso che qualunque scuola potrà avere una dirigente indipendentemente dal Sì, numero di alunni. È così, abbiamo è capito così, bene? è così. Per cui, io ripeto, vi faccio sempre l'esempio di una regione che per ragioni sue decidesse di mantenere una scuola autonoma in una zona poco abitata, con piccoli comuni a presidio, per così dire, dell'educazione, dell'istruzione di Stato, e questo sarà legittimo. Mentre invece finora, se quella scuola non era di almeno 600 alunni, non era lecito farlo. Adesso sarà possibile, naturalmente, con una compensazione, presumibilmente in area metropolitana, di qualche Certo. scuola un po' più grande. Ma è quello che già accade, quindi non c'è niente di Certo. nuovo da questo punto di vista. Senta Giannelli, lei prima ha detto che la legge finanziaria ha stabilito dei parametri, dei criteri per calcolare il numero di istituzioni scolastiche per ciascuna regione. Quali sono questi criteri, oltre al numero di alunni? Sì, chiaramente si parte dal numero di alunni, che è uno dei parametri, però non è l'unico. Ce ne sono altri che sono innanzitutto il carattere montano o il carattere di piccola isola del territorio. Quindi, come già in passato per altre distribuzioni, per esempio finanziarie, si tiene conto di questa caratteristica. Poi si tiene conto del numero, della densità di popolazione per chilometro quadro della regione, per cui quelle regioni a minor densità di abitanti, penso alla Calabria, all'Abruzzo, alla Calabria, alla Basilicata, avranno, diciamo, comparativamente un numero di dirigenti scolastici superiore per unità, per 1.000 alunni, faccio per dire. Certo, E sì. il terzo parametro che abbiamo chiesto proprio noi dell'ANP, che è stato accolto in sede di approvazione della legge di bilancio, riguardava un parametro di gradualità di introduzione di queste nuove regole. Per cui effettivamente dal 2024-25 in poi vedremo che la nuova disciplina interviene in modo molto graduale, molto soft, non ci sono i paventati tagli e quindi, ripeto, come abbiamo dimostrato matematicamente, la costituzione dell'organico, il numero di dirigenti in organico è migliore, è più alto con queste nuove regole rispetto a quanto sarebbe stato se fosse rimasto in vigore il decreto legge 98 del 2011. Poi è chiaro che ci sono situazioni diverse da regione a regione, perché comunque Certo. sia, in quelle regioni dove per tanti anni non si è operato alcun dimensionamento, ci sono tantissime scuole sotto i 700, sotto i 600 alunni, è chiaro che lì c'è un taglio, diciamo, più difficile da fronteggiare. Senta, quello che adesso le segnalo è un problema del tutto collaterale, però neanche tanto. A proposito di differenze territoriali, c'è il fatto che in alcune regioni oramai gli istituti comprensivi nel primo ciclo sono la regola assoluta. In Emilia-Romagna mi pare che siano tutti quanti istituti comprensivi o quasi, così come in Lombardia. In altre regioni esistono ancora le vecchie direzioni didattiche e le vecchie scuole medie. Lei cosa pensa di questo? Sì, penso che si dovrebbe quanto prima e con la massima urgenza decidere di accorparle e di costituire degli istituti comprensivi, per tutta una serie di ragioni indicate dalle norme dell'ordinamento scolastico degli ultimi 20 anni, perché è preferibile avere un'unica scuola che riguarda il primo ciclo e quindi dalla scuola dell'infanzia addirittura, insomma, poi la primaria e poi la secondaria del primo grado. È molto meglio da tutta una serie di punti di vista. Al primo posto metterei sempre l'interesse dell'alunno, quello di Certo. vivere in una comunità dove c'è più una pluralità, di indirizzi, di concezioni e di culture della scuola. Certo. Quindi per ragioni anche, diciamo, pure didattiche, pedagogiche, educative. Senta,
Senta, questo problema del dimensionamento si sta intrecciando, lo vediamo proprio in questi giorni, con quello delle assunzioni di dirigenti scolastici. Si sta parlando di circa 260 nuove assunzioni. Queste nuove assunzioni sono concentrate per lo più nelle regioni del nord, le regioni del sud sono tagliate fuori da questo piano di assunzioni, quindi c'è chi dice che in questo modo il sud sarà ancora una volta penalizzato, ma al contrario c'è chi dice sì, però guardate che al nord, nonostante queste assunzioni, rimarranno ancora vuote tante sedi, quindi ci saranno ancora tante reggenze. Come stanno le cose? Dove sta la verità? Ma allora, io ritengo che i problemi del Sud debbano essere naturalmente destinatari di specifici provvedimenti, perché non dobbiamo dimenticare che a 160 anni abbondanti dall'Unità d'Italia la questione meridionale siamo ben lontani dall'averla risolta. Questo è il vero problema. E invece non ritengo che ci sia uno sfavore nei confronti delle regioni del Sud per una considerazione molto semplice. Le scuole, essendo statali ancora, sono distribuite su tutto il territorio nazionale e ovviamente ce ne sono di più laddove ci sono più cittadini, dove ci sono più ragazzi. E invece i vincitori del concorso a dirigente scolastico, ma questo vale un po' per tutti i concorsi della pubblica amministrazione, sono per lo più cittadini meridionali che giustamente, condivisibilmente, vogliono stare vicino alle famiglie di provenienza. Però è chiaro che abbiamo due esigenze tra di loro contrastanti. Da un lato dobbiamo avere presidi su tutto il territorio nazionale e per lo più nel nord perché lì ci sono più alunni. E dall'altro abbiamo i colleghi che vengono per lo più dalle regioni meridionali e, ripeto, giustamente, condivisibilmente, vogliono tornare a casa. Però né possiamo ipotizzare, come dire, di trasferire le scuole al sud, né possiamo in qualche modo limitare la partecipazione ai concorsi soltanto a chi risiede in un territorio anziché un altro. Questo però è un problema che c'è sempre stato in tutta la pubblica amministrazione. Io ricordo anche personalmente, ho tanti amici che lavorano anche non nel settore scolastico, hanno una provenienza meridionale come ce l'ho io, lavorano da una vita al nord e non sono riusciti a rientrare. Quindi il problema, ripeto, esiste, ma è legato alla questione meridionale, se così vogliamo dire. Mentre al nord è più facile trovare un lavoro nel settore privato, al sud questo spesso non è possibile. L'unica vera possibilità di lavoro è quella pubblica, quindi si entra nella pubblica amministrazione, si vincono questi concorsi e dopodiché però ci si trova di fronte a questo problema di cui stiamo parlando. Ricordo che i dipendenti pubblici in Italia sono circa 3 milioni, mentre i dipendenti delle aziende private sono circa 20 milioni, quindi è 7 volte più facile trovare posto nel privato. Se però sei al centro-nord, se sei al sud, in realtà le proporzioni sono invertite perché il tessuto produttivo al meridione è molto più scadente, molto più povero per la verità. Quindi insomma è un problema di natura sociale, economica, politica più ampio che non può essere visto soltanto con Esatto, un'ottica strettamente scolastica, ecco, perché esatto, esatto. la scuola è un pezzetto dell'intero sistema e quindi chiaramente risente delle caratteristiche dell'intero sistema. Non può Bene. risolvere la scuola un problema che riguarda tutto il sistema produttivo, economico, sociale nazionale. Insomma, dobbiamo appunto risolvere questo problema che altrimenti condizionerà pesantemente il nostro futuro. Bene, grazie al preside Giannelli per queste sue considerazioni, per queste sue osservazioni e quindi auguri per l'avvio del prossimo anno scolastico perché ormai siamo nell'imminenza del 1° settembre. Grazie Grazie, presidente, buona grazie a giornata. voi, un saluto a tutti.